mentre il prete parlava, tutti quanti io invece sono regredito a quando io 8 anni, lui 4 anni, io ho perso l'orfide, il compagno di gioco, quello con cui io facevo i dispetti, era il fratello più piccolo e mi divertivo, però eravamo molto affiatati. D'altra parte la stessa matrice, poi noi eravamo una famiglia abbastanza unita, e quindi io l'ho visto, è cresciuto. Io però, siccome sono un po' più estroverso di lui, stavo sempre, io stavo, giocavo, facevo, invece lui era, stava e rifletteva. Io giocavo a pallone, lui il pallone non è che gli piacesse molto. Lui ha amato il rugby. Era un originale anche certe scelte. Nessuno sa che Vincenzo già intorno ai 16-17 anni già conosceva il jazz, perché c'aveva un suo amico che suonava e quindi aveva cominciato ad avvicinarsi alla musica. Vincenzo non lo sa nessuno, ma è un esperto in culinaria, ma soprattutto culinaria antica. Va bene, è uno che sa, perché molto modestamente, silenziosamente, ma molto privatamente, è andato sempre a cercare, sempre la curiosità, ha cercato nelle cose il significato, ha giocato con la parola. E ci sono delle cose che, per esempio, c'è una frase che mi è rimasta impresso, alla fine di una poesia dice silenzio, è notte, tutto è fermo, anche i pensieri. Beh, scusate, cioè non è, è come quando dice la poesia nella canzone di Benigni, nell'amore le parole non contano, conta la musica. Sono quelle cosette, il tempo passava lento e si fermava solo la domenica. Questo è da Dio Lenin. Se prendete quel volume pieno di grande poesia di alto livello, ci trovate tutta ci si trova un'essenza, il gioco della parola. E poi lui era molto ironico. Io ieri sera ero a Grottaferrata e ho tenuto uno spettacolo per l'estate di Grottaferrarese, Cerami, legge Cerami, io ho letto brani di Vincenzo. E mi sono trovato, li conoscevo, ma mi sono trovato di fronte a una cosa strana. Mentre leggevo mi rendevo conto che stavo leggendo un pezzo di grande poesia, un bellissimo racconto preso dalla gente e il testo di una canzone, oppure un gioco. Il prete l'ha accennato. Io avrei dovuto esordire dicendo io Vincenzo Cerami sono nato il 2 novembre. E quando era la mia festa tutti cominciavano a piangere e mia madre il giorno di novembre mi metteva e andavamo al cimitero. L'unico bel ricordo che ho da bambino dei miei compleanni è leggere su una tomba Vincenzo Cerami, perché prima, ecco, voglio dire, lui era anche ironico in questo. Va bene, ma grazie. Mai superficiale. Grazie mille. Grazie a voi. Arrivederci. Grazie. Molto grazie. Va annoverato. Quindi bravo. Lui le opere maggiori che ha fatto, oltre La vita è bella. No. Lui comincia come poeta, intanto che è un grande poeta. Da 15 anni già scriveva le poesie.